Eccoci, ciao a tutti, siamo live online, benvenuti al quinto episodio del Games for Brunch, dove parleremo di divulgare il gioco per bambini e famiglie, dopo una serie di appuntamenti che ci hanno visto insieme alle varie case editrici, protagonisti e al contempo ospiti, farci vedere tutti i giochi che hanno portato in quest'ultimo periodo. Oggi ho l'onore e l'onere di presentare tre graditissimi ospiti che sono una selezione molto rappresentativa di persone che prendono quello che abbiamo visto in queste settimane, cioè i giochi da tavolo, e lo fanno diventare strumento per divulgare il nostro fantastico hobby, cioè il gioco, declinandolo per i bambini e per le famiglie. Non solo, in realtà fanno bene anche altro, però diciamo che il focus di questa settimana sarà su questo. Per cui vi presento, avevo preparato anche la locandina, ma ho visto che tra le mille cose c'è il nome sbagliato, quindi non volevo perché c'è stato un po' di confusione sul nome. Comunque, allora, Gabriele, Roberta, e non chiamiamo Dado Errante così non erriamo noi e siamo a posto. Ciao, ciao Ciao, a tutti, benvenuti. ben trovati. Bene, allora, per quelle due o tre persone, intanto iniziano ad arrivare i primi saluti, quelle due o tre persone che non conoscessero gli ospiti di oggi. Come sei buono, Gabriele? Infatti, fa un po' il manzoniano i miei due o tre lettori, insomma, dai, più o meno siamo lì. Per cui vediamo, ripeto, stavo parlando con loro prima e ho detto: se faccio l'elenco di tutto quello che fate, poi salutiamo, chiudiamo la trasmissione, l'abbiamo chiusa qua. Comunque, quindi sarò brevissimo, salterò più di metà delle cose che fanno, ma non me ne vogliate. Quindi Gabriele Mari, autore, educatore, formatore, che è un po' quello che in questo periodo ti stai spendendo maggiormente, Roberta, giornalista e titolare, non è proprio il termine giusto, poi insomma, Va bene. titolare di uno dei più seguiti gruppi di giochi da tavolo, che è quello di giochi da tavolo per famiglie e bambini, da tavolo di società per famiglie e bambini, e poi Dado Errante, che dal nome sapete tutto, è un progetto, lui è un progetto ludico vivente, perché ha un suo progetto che poi dopo ci racconterà, poi fa parte della Taverna dei Goblin, poi fa parte di colui che organizza tutto il lato play Keith a play per la Tana dei Goblin, insomma, è immerso nella ludicità dalla testa ai piedi. Benvenuti, e visto che tanto ci ha salutato anche Alessandro, di cui stavamo parlando un po' poc'anzi, ecco, allora partirei proprio da Dado, che ci raccontaci un po' il tuo progetto, visto che Allora, dobbiamo svelare subito un aneddoto che coinvolge Gabriele, perché io, allora, io parto storicamente dall'accoglienza di minori. E quindi, insomma, abbiamo creato una cooperativa dove fare inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati. E mi ero preso l'idea, uno di questi progetti, fosse focalizzato sul gioco da tavolo. Quindi ho iniziato un po' da itinerante a girare per le fiere, a portare i giochi da tavolo, a vendere e quant'altro, e finalmente mi ero fissato sull'apertura di un negozio di giochi da tavolo. Finché nell'ennesima fiera in cui stalkeravo Gabriele, perseguitavo Gabriele per suggere il sapere del mondo del game, una volta al Prato Comics mi disse: "Ma che cavolo stai a aprire un negozio di giochi da tavolo? Perché non apri una ludoteca?" E io ho risposto: "Ok." E così abbiamo aperto, insomma, questo locale a Genova, che è un ludopub. Quindi abbiamo la ludoteca a disposizione del pubblico, c'è anche una piccola area vendita, ovviamente, e organizziamo eventi ludici, a
a tutto tondo, quindi sia gioco da tavolo che gioco di ruolo, e andiamo anche in giro a portare la divulgazione del gioco da tavolo, quindi abbiamo iniziato a creare, poi purtroppo il Covid ci ha tagliato le gambe, laboratori ludici insieme a uno psicologo per creare dei percorsi per bambini e per famiglie. Abbiamo portato il gioco da tavolo in alcuni centri per ragazzi con disabilità, insomma. Ci piace portare il gioco da tavolo e il gioco di ruolo in tutti i frangenti possibili e immaginabili. E poi, come hai detto tu, ho avuto questa esperienza meravigliosa con Tana, che insomma a Genova Tana nasce più o meno contemporaneamente a quando siamo nati noi, e, perché fino all'ultima fiera che si è riusciti a fare, esatto, gestivamo tutta l'area, la famiglia Arena, quindi insomma un bel progetto interessante, ecco. Bello, bello, bello. Pieno di bambini urlanti. Sì, pieno di bambini urlanti, ma anche di genitori urlanti. Però sono urla positive, dai. Sì, cioè, sì, è bello. Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Confermo. È un po' il pezzo che ci manca in questo periodo, sporcarsi le mani nel senso vero e proprio della parte ludica del termine. Eh sì, ti manca tutta la parte proprio dell'aggregazione, dello stare insieme. Sì, che poi è una proprio delle forze del nostro hobby, se così lo possiamo chiamare, il fatto di trovarsi tutti insieme, diventare amici anche per il tempo di una partita o rimanerlo poi anche in futuro, cioè questa parte proprio di contatto, di conoscenza della persona che è al tavolo, grande o piccola che sia, effettivamente sì, manca tantissimo questo aspetto. Esatto. E a te, Roberta, rimane solo da gestire le torme di mamme e genitori che chiedono giochi su giochi sul gruppo di tavola. Sotto Natale devo dire che è particolarmente sentito questo aspetto. Non ve l'aspettavate, confessate, è una cosa nuova, così. No, in realtà devo dire che da un lato sono molto fortunata, perché è una community di circa 5.300 persone, tra l'altro quasi tutte attivissime, cioè io vedo che ogni giorno ho tipo l'ultimo mese 4.700 persone, 4.800 persone del gruppo hanno comunque visualizzato quello che si chiede, quello che si racconta quotidianamente. Questo è molto bello. Mi piace quando posso, quando riesco anche a cercare un confronto, cercare di aumentare un pochino il dialogo proprio, un po' come si faceva nei vecchi forum, forse sono un po' di estrazione retro per questo, però ecco, insomma, oltre alla risposta immediata mordi e fuggi, che cosa regalo per il compleanno, mi piace anche qualche volta cercare di conoscere le persone che sono nel gruppo, e poi alla fine è sempre quello, il gioco da tavolo deve essere... Andiamo sempre lì, certo. Esattamente. E comunque sì, effettivamente nell'ultimo periodo ho avuto un aumento di richieste, e la cosa bella è proprio chiedere ma chi sei, chi c'è dall'altra parte, chi gioca con te, con il tuo bambino, con la tua bambina, che cosa ti aspetti da questo gioco, volete, non lo so, parlare di una tematica che vi piace particolarmente, volete anche stimolare, non so, una sana competizione, mettervi proprio alla prova, voi contro il gioco, voi contro voi stessi, contro l'uno contro l'altro, ci sta. Tutto gestito chiaramente nella maniera più tranquilla possibile, proprio in quella safe zone che si deve creare intorno a un gioco da tavolo. E questo è anche insomma, rincuora anche il fatto che molti proprio si mettono letteralmente in gioco prima ancora di comprare il gioco. Mi piacerebbe fare questo con mio figlio, mi piacerebbe che mia figlia sperimentasse quest'altro. Ecco, sì, questo infatti è... che quando arrivano dei post sul tuo gruppo, di solito le risposte medie, cioè, la parola è argomenta, che può essere fatta declinata in due maniere. Nel senso, se è una famiglia, se è un genitore che chiede, argomenta per far capire meglio chi è tuo figlio, chi è quant'altro. Se invece poi dopo c'è l'altra parte di Roberta, che se è un blogger che scrive una cosa, tipo un link, così, è argomenta, oppure verrà sì, rimosso. No, ecco, vabbè, io in questo senso già... aspetta, devo condividerlo da Roberta, va bene, allora preparami, ti faccio una... No, ma giusto, l'argomentazione fa parte della divulgazione, cioè non vendiamo, siamo
non siamo dei siti di e-commerce online, ma vogliamo Esatto. ricreare un po' quell'atmosfera di ambiente del piccolo negozietto, che il servizio che ti dà in più rispetto all'online è proprio quello, del rapporto umano, della personalizzazione, del consiglio, del capire che cosa ti sta vendendo, se te lo può vendere, perché non è detto che devi comprare per forza un prodotto, perché magari hai già gli strumenti per giocare in altra maniera. Io lo dico sempre con tutti: non comprate i giochi a scatola chiusa, andate, visto che ci sono mille strumenti su internet, ci sono i tutorial, gli unboxing, i reboxing, le recensioni, tutto, guardatevi, fatevi una cultura. Cercate di avere ben presente l'obiettivo che deve fare, che dovete raggiungere con questo gioco, perché non è che regalate una scatola così, non ha senso. Se deve rimanere lì chiusa e non deve essere utilizzata, potete comprare qualsiasi cosa al supermercato, quello Ma poi è è quello che diciamo sempre, quando devi fare un regalo a qualcuno, regala qualcosa che ti piace e che sai che può piacere, non una cosa semplicemente perché va di moda o qualcuno te l'ha buttata lì come nome o perché l'hai visto passando al supermercato. Poi magari sì, va bene, però ci deve essere una motivazione in più, perché altrimenti, appunto, come hai detto tu, possiamo fare semplicemente un catalogo ed è un peccato, manca il valore aggiunto della relazione, del rapporto, della divulgazione, insomma. Ma Che ti non me ne riguarda, vogliano i blogger se tutte le volte mi dico, beh, scrivo. Però dai, onestamente, soprattutto hai chi ragione, frequenta più assolutamente. gruppi, quando si ritrova allo stesso identico posto, è nel gruppo di giochi da tavolo, meraviglioso, ma fa non so quante migliaia di persone, oltre le 20.000, quanti sono. L'altro gruppo di giochi da tavolo di società, il mio gruppo giochi da tavolo di società per bambini, ce ne sono altri, che non, più piccoli, più grandi, insomma. Lo stesso identico post, ma perché quel gioco va bene in ogni gruppo? Possibile che questo gioco vada bene sia per un giocatore esperto che magari vuole quello che in gergo viene definito il cinghialone di turno, sia per un bambino? Quanti anni ha quel bambino? 3, 6, 9, 12? Insomma, Sì, non sono dice, d'accordo. ditecelo il motivo. Ti dico, io mi sono trovato ieri a scrivere l'articolo che uscirà venerdì con i classico consigli di regali appunto per bambini e famiglie. Mi sono trovato a guardare l'articolo alla fine e ho detto: ho fatto di più premessa per spiegare cosa vuol dire un gioco da tavolo, cosa vuol dire l'età, così che poi, cioè, tipo alla fine, vabbè, to, questi cinque trovano bene. No, Scusa, adesso scherzo, ovviamente, però non hai fatto è la top stato. 5 No, che ci sta, devo partire perché comunque non è sbagliato da tutt'altro, però. certo, poi ho iniziato a dire: allora, però aspetta, allora, ci sarà scritta l'età, però l'età, ok, però decliniamo cosa vuol dire età, nel senso perché. E tutto quanto, quindi insomma è stata più davvero la premessa, perché a differenza di un gioco per gamer, che bene o male butti davvero una top 5 oppure uno dei consigli, ma e bene o male l'ambito sei quello, oppure giochi un po' generalisti. Quindi per i bambini, col fatto dell'età, della longevità, di tutto quanto, del fatto delle differenze cognitive, a parità d'età non c'è la stessa cognitività, cioè, Ma mi sono sentito è una giusto. responsabilità addosso. È giusto il tuo approccio, perché tu devi dare, il bravo divulgatore deve dare degli strumenti, non dei prodotti. Se tu dai lo strumento, dopo il genitore, il familiare, quello che è in grado poi di capire, magari in un negozio o in uno shop online, di andare a selezionare i prodotti che secondo gli strumenti che gli hai dato tu possono essere utili. Non si tratta di vendere davvero dei prodotti, ma si tratta di capire come funzionano i giochi, che tipo di esperienze ti possono dare e che risultati vuoi tu ottenere dal gioco. Per cui sicuramente Assolutamente. è bennissimo l'approccio che hai usato. È quello giusto? Scusa, aggiungo ancora una cosa, anche perché io sottolineo, io sono giornalista, sono una giornalista professionista e non solo non posso fare pubblicità, ma non la voglio fare, non è il mio mestiere. A me interessa divulgare, spiegare e raccontare. La mia più grande soddisfazione è quando una famiglia mi scrive anche privatamente tante volte, ma anche nel gruppo, guarda Roberta, ho trovato questo gioco. Lo conoscevi? No, grazie, me ne hai fatto scoprire uno che è perfetto per voi e sarà altrettanto perfetto per magari altre famiglie che non abbiamo preso in considerazione quel gioco fino a quel momento per n.000 motivi, ci è sfuggito, parliamoci chiaro, abbiamo tra produzioni e espansioni 2.000 giochi l'anno ormai. Quindi, ecco, quindi ben venga, ben venga. Io mi consolo delle vostre parole perché la critica peggiore che io ricevo quando mia moglie si trova con me al locale, se entra
il giocatore occasionale nell'area negozio, dice, tu perdi troppo tempo con i clienti perché gli stai a chiedere, a spiegare, quindi mi consolo che sono sulla strada giusta, perché insomma, dicevo, chiaramente il gamer viene, compra, sa già dove andare a parare, dice, ma come, non ce l'hai l'ultimo che è uscito di... invece chiaramente la famiglia, il giocatore occasionale, gli amici che hanno visto quello che giocava, allora pensavo per mio figlio, lì devi chiedergli un sacco di cose, per anche perché se poi gli dai il gioco sbagliato fai presto a bruciare un nucleo familiare che si approccia per la prima volta magari al gioco da tavolo e poi si rompe le scatole, si annoia, il gioco è sbagliato e comprano un altro gioco per la PSP e ciao, tanti saluti. Infatti l'approccio anche che c'è sul gruppo di Roberta di giochi da tavolo e società per bambini è molto giusto rispetto ad altri gruppi di cui non faccio i nomi, in cui magari si affaccia un neofita che chiede un consiglio e viene piallato da consigli a caso da Argamer che gli dicono compra questo, compra quell'altro, no, sei un deficiente, e lì stai veramente stroncando, stai facendo il contrario della divulgazione, esatto. Stai veramente stroncando sul nascere delle possibilità di ampliare il mercato e la cultura ludica soprattutto. Sì, infatti secondo me una delle cose peggiori è quando ti arriva una persona e ti dice forse faccio una domanda stupida, non so se farla. Guarda, nessuna domanda è stupida, può essere la risposta stupida magari qualche volta, ma la domanda non è mai stupida se è volta a informarsi, insomma. Ecco, però devo dire, l'unica cosa che a volte a me dispiace che non ci sia la possibilità di guardarsi in faccia anche nel gruppo, a proposito di quello che dicevamo prima, perché spesso alcune parole scritte non trasmettono le vere intenzioni e quindi veramente cerco sempre di spiegare, di raccontare, però mi rendo conto che non è facile, però veramente l'approccio è sempre il più possibile positivo, ecco, questo ci provo sempre. Certo. Mi collegavo al discorso della grande quantità di giochi, quant'altro che c'è, per chiedere a Gabriele, sì, la scelta del gioco e dello strumento sul contesto. Come dicevo quanto prima... Quanto tempo spendi a spiegare questa parte? Faccio molta informazione su questo. No. Facendola breve, davvero bisogna capire che cosa uno vuole raggiungere. Ti devi dare tu come genitore, come educatore, come chiunque utilizza il gioco come strumento che non sia soltanto di intrattenimento, un obiettivo per cui davvero c'è quello che vuole fare andare più d'accordo i bambini, per cui vuole metterli a cooperare. Quindi dal di lì, dall'obiettivo, poi parti cercando di capire nel tuo repertorio ludico. Quindi è importante avere un buon repertorio ludico, quindi conoscere più giochi possibile, cercare come vedere la matrice in Matrix, di andare a scannerizzare gli elementi importanti che ti guidano verso l'obiettivo per capire quali di questi titoli può essere adatto. E questo non è una cosa facile, e non è una cosa facile perché appunto determina che tu devi conoscere tanti giochi, perché magari, ad esempio, perché nei giochi didattici, quelli brutti, ci sono sempre cloni di Trivial Pursuit, di Monopoly o di Risico, perché quello che il game designer, chiamiamolo così anche se non è, che si è messo a fare un gioco con la tematica educativa X, aveva un repertorio ludico limitatissimo, conosceva quei tre giochi lì, quindi non ha potuto fare altro che andare a pescare da quelle cose che conosceva, riproducendole e declinandole con gli argomenti didattici che voleva far passare. È per questo, noi produciamo e facciamo giocare quello che mangiamo, tra virgolette, ludicamente parlando, come quando uno scrittore scrive in base a quello che è il suo repertorio letterario che ha letto, che ha introiettato. Quindi è sempre una questione di passione che ti porta a conoscere sempre più giochi e come dice Roberta, è benissimo quando qualcuno ci segnala un gioco che non conosciamo. Molti delle persone con cui entro in contatto, quando dico non lo conosci, ho trovato un gioco che Gabriele Mari non conosce. Sì, anch'io, anche perché a parte conoscerli, giocarli poi è un altro paio di maniche, perché magari lo conosco ma non ci ho mai giocato per motivi di tempo e di possibilità. Quindi benissimo, sono io il primo ad essere avido di conoscere nuovi giochi, perché magari mi danno lo spunto per utilizzare quel gioco lì che ho appena conosciuto in un contesto
che ancora non avevo trovato il gioco giusto per utilizzarlo in quel contesto lì. Quindi io spesso insegno appunto questo genere di strumenti, ad esempio una cosa che utilizzo spesso e che insegno ad utilizzare è il database di Board Game Geek, sì, che tutti quanti conoscete, sì, però la ricerca avanzata che permette di andare a spulciare proprio nel database impostando i parametri, ad esempio voglio un gioco cooperativo che sia con la meccanica del tira e muovi tipo il gioco dell'Oca, vado a cliccare le varie caselline e vedo tutti i giochi che mi escono, poi vado a vedermeli appunto grazie a internet, posso andare a vedere i tutorial, posso scaricarmi le regole e vado a fare delle ricerche mirate sugli obiettivi che mi sono impostato io per i miei fini educativi o per i miei fini familiari che mi servono. Quindi avere questi strumenti, conoscerli, è chiaro che è uno scalino in più della divulgazione base che puoi dare a un genitore, però piano piano noi lo vedevamo soprattutto anche ad esempio nella ludoteca dei cacciatori di teste che abbiamo tenuto aperto a Ravenna per 10 anni, dal 2004, quindi è stato un po' un esperimento precursore rispetto al dado, che poi gli ho consigliato quello perché venivo da quell'esperienza lì, era proprio quella di far crescere le famiglie, perché magari la prima volta che venivano li facevi giocare ai classici, li facevi vedere un po' le varie tipologie di gioco, il piazzamento tessere, la maggioranza di aree, eccetera, eccetera, tutte le varie tipologie. Poi piano piano continuavi a evolvere il discorso, e infatti stai tanto tempo come dado a parlare con i clienti, a spiegargli le cose, perché poi man mano gli insegni anche questi strumenti, Board Game Geek, i vari database, ad esempio quello di 099.it, che è bellissimo, che va a scannerizzare i giochi sulle abilità cognitive che vengono sviluppate dai vari giochi. Quindi sono tutti strumenti che metti insieme in un percorso ludico, che parte dai giochi più semplici e arriva poi ai giochi anche più complicati, se vuoi, più laboriosi, però che ti danno, se sono fatti al momento giusto, ti danno quel qualcosa in più che permette proprio di crescere. Noi abbiamo visto famiglie entrare, siamo stati aperti 10 anni, quindi entrare con i figli piccoli e uscire con dei giocatori, dei signor giocatori, figli, signor giocatori diventati grandi, e quindi la cultura ludica era passata. Questa è la cosa più bella che puoi raggiungere come divulgatore. Hai fatto delle metafore bellissime comunque. Io vivo di metafore. Bisogna. Questa cosa di Matrix me la riciclo, già mi vedo molto. Guardare lo schema attraverso... Sì, che poi è stato bravo Gabriele, perché io invece ovviamente per motivi professionali ci vedevo dentro tutto il discorso del setting, tempo, spazio, compito, ruolo, tutto gli strumenti, dopo ognuno ovviamente li cala, certo, la sua. No, me lo chiedeva Dado, invece parlaci un po', allora, questo è lo spettro ampio, nello spettro play, dove invece la fantasia sono tutti figli di giocatori per cui arriveranno e saranno tutti tac, li puoi buttare in mezzo, lo so che non è così, sto facendo anche un po' da ridere, allora, scusa, poi ti insegno allora perché... E allora gli puoi buttare in mezzo, non so, una scatola di Gloomhaven, anche se hanno 5 anni, che tanto sono giocatori già... pesa 10 kg, la reggo. Esatto. No, lì è molto bello perché cioè, ti aiuta nella divulgazione proprio questo strumento, come hai in ludoteca, cioè di far provare i giochi. Quindi tante persone, tante famiglie anche, insomma, quando approcciano magari per la prima volta, perché... come hai già anche tu accennato, in realtà non è vero, non ci sono solo gamer e figli di gamer, però appunto tante volte il primo approccio con il regolamento, con ma non ho capito, a volte sul mercato abbiamo anche localizzato dei giochi dove magari il regolamento non è stato tradotto chiarissimo, insomma, o giochi molto belli, che anche a me personalmente sono piaciuti tantissimo, però il regolamento è un po' ostico. Invece la possibilità che si offre lì, cioè di avere un facilitatore che ti introduce in maniera chiara, in maniera semplice, ti segue, ti aiuta al gioco, ti dà uno strumento in più enorme sulla divulgazione. Ed è divertentissimo perché in realtà l'area appunto è dedicata ai family game, ma soprattutto a giochi incentrati appunto più che altro sui bambini, e invece poi ti trovi al tavolo, come si dice, no? Quando ti trovi intorno al tavolo con un gioco da tavolo al centro, ci si rimette tutti sullo stesso piano, no?
E quindi vedi questi genitori infogliati a me. Guarda, una scena bellissima, mi ricordo perfettamente, se non ero, era Coloretto, quello che devi guardare l'immagine, poi girarla, ricordarti i colori e colorare, no? Mi ricordo una mamma, una zia, col bambino lì che stavano facendo questo impazzite perché non si ricordavano, quindi infogliatissime nel gioco. E quindi insomma è il bello della parte, diciamo, divulgativa pratica. Una cosa che io ho trovato interessantissima, io anche quando ho conosciuto Gabriele lì, abbiamo girato fiere di settore, ma io giravo soprattutto fiere non del settore, quindi la classica sagra del raviolo, che ne so, invento, dove portavo la ludoteca, avevo sempre la mia area vendita, perché poi bisogna anche mantenersi, però allestivo i tavoli e facevo giocare e i bambini impazzivano e i genitori dietro, perché comunque ovviamente giocavano insieme, quindi capivano l'importanza del seguire, perché diciamo il gioco da tavolo non è una roba di mi dai un gioco da tavolo che mio figlio possa giocare da solo, o soprattutto in età molto, insomma, oggi esistono giochi da tavolo veramente dai 2 anni in su, senza appunto stare a pubblicizzare marchi, editori, esistono giochi da tavolo davvero per tutte le età, però è chiaro che fino a un certo punto il gioco da tavolo è fatto per giocare bimbo con la famiglia, no? E quell'occasione lì, come tutte le occasioni in cui si può provare, in cui si può giocare, è un valore aggiunto, uno strumento enorme, gigantesco per far approcciare soprattutto i nuovi giocatori. Ma guarda, io di Play, l'ultima a cui sono riuscita a partecipare, sì, vabbè, è nostalgia, è vero, lo ammetto. Io mi sono divertita da matti a guardare i genitori, ma anche mamme con le scarpe col tacco, messe su canche carine, insomma, genitori abbigliati anche, che dici, ma sai, una fiera? Ebbene sì, sono venuti molto molto carini, come se fosse un po' la festa della domenica, che si sono messi a giocare alla versione maxi gigante di Fantablitz, se non erro, ma lanciati sui pezzi del gioco da prendere, per delle scene meravigliose, ridevano come dei matti, sono tornati veramente bambini, più bambini dei loro bimbi, è stato bellissimo. Questo ovviamente può essere declinato su qualsiasi titolo, come poteva essere lo Speed Colors di prima, o un Coloretto, appunto, come diciamo, sì, beh, poi, insomma, è proprio quella la parte divertente. Mi permetto di dire che secondo me il gioco da tavolo per bambini è arrivato a un livello tale che favorisce veramente tanto anche la socializzazione tra pari. Quindi non è soltanto 2020 permettendo, esatto, oddio, questo mi dispiace, cioè in sovrappressione qualcuno che dice le mie nipotine devo regalare giochi che possono giocare da sole perché i genitori non le fanno giocare. Un po' mi dispiace che i genitori non abbiano modo in qualche... sì, esatto, soprattutto a causa Covid sappiamo che i bambini in questo periodo non riescono a socializzare con l'altro, ma vi assicuro che bambini anche piccoli di 2 anni e mezzo, di 3 anni, con i giochi da tavolo adeguati per la loro età, e c'è scritto sulla scatola, diciamocelo chiaramente, riescono a giocare anche tra di loro con una minima supervisione da parte dell'adulto. Quindi un bambino di 3 anni è in grado perfettamente di spiegare a un altro bambino della stessa età come si gioca, per esempio, al frutteto. Lo sa fare e trasmette la conoscenza tra pari. Si mettono sullo stesso piano e si crea un legame di fiducia, di amicizia, anche solo per quei 5 minuti, che veramente merita l'esperienza. E io trovo che questo sia... Non lo so, mi vedete con gli occhi a cuore luccicanti, vabbè. Però... No, i divulgatori crescono. Esatto. Sì, imparano così, ma esattamente come imparano al parchetto a spiegarsi le capriole l'un l'altro o ad andare in bicicletta senza rotelle. Non sempre è il genitore a farlo, anzi, imparano molto prima quando è un coetaneo. Comunque, la coeducazione, mi è capitato anche il contrario, perché mi è capitato in contesti del tutto lontani dal gioco. Ovvero quando era venuto un gruppo, un'associazione, erano venuti a visitare la nostra fattoria didattica, poi sono venuti dentro a mangiare e io in casa,
perché la fattoria didattica l'abbiamo lì dove viviamo, in casa avevo questo scaffale dei giochi miei, no? E questa bambina che mi dice, possiamo prendere Carcassonne che vorremmo giocare? Io ho detto, guarda, brava, l'hai pronunciato bene, dicendo, vabbè, avrà visto una scatola lì, avrà letto. E invece lei mi spiegava che a scuola, dove andava lei, avevano un'ora, due ore, ora non ricordo bene, dedicate proprio al gioco da tavolo. E quindi si sono trovate in quell'occasione lì poi a spiegare ai genitori, al duda, a spiegare come si giocava a Carcassonne, perché ovviamente tutti incuriositi. Quindi, insomma, davvero mette tutti... ci rende tutti pari, ecco, ci rende proprio tutti belli. Sì, e da un punto di vista umano è meraviglioso. Infatti. Sì, decisamente. Su questo argomento volevo proprio chiedere a Roberta, visto che tu hai contatto proprio grazie a internet con tante famiglie, così, se da quello che hai potuto notare con la pandemia c'è stato un aumento del gioco in famiglia, che è una cosa che si è sempre detta, ci vorrebbe in Italia come in Germania l'aumento del gioco in famiglia, purtroppo c'è stato per un motivo, purtroppo, però per fortuna magari vediamo di vedere se c'è il bicchiere mezzo pieno su questo fenomeno. Sì, assolutamente. È proprio un dato statistico verificato che una delle parole più cercate su Google, questa cosa l'avevo già detta, ma la ripeto perché secondo me è molto rilevante, una delle parole più cercate su Google durante il primo lockdown in Italia, quindi tra marzo e aprile, è stata Monopoly. È assolutamente indicativa, perché sappiamo che è un gioco, tra virgolette, della tradizione, e sappiamo che è stato preso come punto di partenza per cercare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, anche perché francamente qualunque gioco dopo tre mesi ti stufa, può essere il miglior gioco del mondo, ma dopo tre mesi sempre la solita partita, hai voglia di cambiare. Sì, c'è stato un aumento notevole, c'è stato un aumento delle richieste, e ultimamente con questo secondo, che non è proprio un lockdown, ma diciamo questa divisione in aree arancioni e rosse, è aumentata la richiesta di far giocare come prima bambini e persone di età differenti, quindi un gioco che al tavolo riuscisse a far partecipare tutti il più possibile in egual misura, e nello stesso tempo si vedono richieste anche di giochi che possono essere giocati a distanza, che non è facilissimo con i bambini più piccoli, quindi fino alla prima elementare è veramente difficile. Dopo, complice un po' l'aver imparato volenti o nolenti la didattica a distanza, già dalla seconda elementare si riesce molto meglio, ci sono anche poi dei giochi che si prestano, addirittura che possono essere giocati in classe. Ho delle maestre che hanno domandato che gioco posso far fare ai bambini durante l'intervallo che non abbia scambio di materiali. E devo dire che qui la fantasia delle risposte è stata veramente notevole. Chi suggerisce di proiettare con la LIM, chi suggerisce di imbustare e disinfettare, chi suggerisce che ognuno in qualche modo si ricrei un po' la propria situazione al banco, in modo da avere sempre comunque questa partecipazione, questo scambio, però mantenendo la distanza che quest'anno necessariamente ci viene richiesta. Sì, l'aumento c'è ed è notevole, e l'abbiamo visto anche... paradossalmente proprio tanti giochi da tavolo sono andati esauriti, e ora per Natale, se cercate determinati titoli, farete un po' di fatica. Non è una cosa sconosciuta, per esempio, che Pozioni Esplosive e Pandemic siano tra i titoli più ricercati e più venduti. Poi chiaramente va a gusti. A me piace l'idea che un Pandemic sia stravenduto, perché sembra un po' che abbassi, non so, abbassi il livello d'ansia, riesco a gestirlo, riesco... La esorcizziamo, esatto. Infatti, lo commenta, infatti. Vedi? è vero. Anche perché nel periodo del lockdown, non potendo fare divulgazione fisica, ci siamo passati un sacco di ore davanti al video a fare divulgazione dei giochi da tavolo nei vari talk a destra e a manca, quindi sicuramente è stato uno strumento utile da dare anche alle famiglie che hanno riscoperto, perché magari chi è che non ha il Monopoly o Risico anche solo in soffitta impolverato, quindi magari è stato proprio un momento per
per riscoprire questi giochi appunto tradizionali e antichi, wow, e anche un po' antiquati se volete, però è stato il là per magari esplorare di nuovo questo modo di stare insieme, questo tempo di qualità che si può dedicare ai figli. E riallacciandomi prima a quello che diceva anche Dado, sicuramente sì, ci vuole un po' di fatica nel fare il genitore che instrada il figlio al gioco da tavolo, però questo viene ripagato perché davvero, come diceva prima Roberta, dopo sono loro i primi divulgatori che hanno voglia di poi di passarlo ai compagni, di insegnarlo alla classe o ai loro amici del pomeriggio, insomma. Quindi sicuramente la fatica, tra virgolette, che si fa inizialmente, il tempo che ci si dedica iniziale è tutto tempo che poi è guadagnato. Assolutamente, hai toccato un punto importante secondo me, il fatto che il gioco da tavolo richiede un impegno iniziale maggiore di quello che può essere banalmente accendere il televisore, però sì, ripaga tantissimo, ma sotto tutti i punti di vista, cognitivo, relazionale, veramente trovo che sia soltanto un bene spendere la fatica di leggersi il regolamento e provare, merita e basta. Alla peggio non è un'esperienza che non è piaciuta e lo so, è già qualcosa. Difficile, perché secondo me basta solo trovare il gioco giusto. Esatto. Perché dopo l'anima del divulgatore è sempre quella che ti dice non è che non piace a loro che ho sbagliato io proprio di quel gioco lì, quindi dopo c'è sempre questo doppio senso di colpa che ti lega a doppio filo col fatto no, non è possibile che non gli piaccia, non sono io che ho sbagliato. Invece può poi di quello, dopo poi di quell'altro, insomma, comunque divulgare anche quello, no? Fare un po' il punto, cioè la gente sa che ti piacciono i giochi e allora viene a chiederti un consiglio, viene a chiederti una cosa. Ma l'altro giorno è venuta una mia collega e fa: ascolta, secondo te siamo indecisi tra King Domino e Puerto Rico? Esatto, c'è qualcosa in mezzo, cerchi da un gioco e vediamo se... cosa cerchi in un gioco. Beh, Alessandro prima ha passato in sovraimpressione, Alessandro, no, che ha detto leggere una pagimenta di un regolamento la gente si scoraggia. Ok, però se è così, diciamocela chiaro e tondo, è una scusa, perché ecco, ci sono talmente tanti tutorial fatti da blogger, fatti dalle aziende produttrici stesse, e poi nei gruppi si può chiedere: ma scusate, ho capito bene, ho capito male, come si gioca? Non è un problema. Che alla fin fine, secondo me, appunto, è un falso problema. Non è un problema. Non vale la pena scoraggiarsi per così poco. Penso che valga la pena proprio invece aprire la scatola, guardare, osservare, godersi i materiali, trovare proprio il gusto della scoperta quando si apre una scatola. È un po' come aprire un libro, sfogliare pagina dopo pagina, ti porta in un mondo nuovo e meraviglioso. Il gioco da tavolo è molto simile. Apri, hai un mondo sicuramente regolamentato, sicuramente circoscritto, ma neanche troppo, perché poi ci sono giochi che aprono la mente in una maniera meravigliosa, e la soddisfazione di portare a termine una partita e poi di dire caspita, però la vorrei rifare perché secondo me lì avrei potuto, avrei, è veramente affascina, prende e poi diventa un hobby veramente coinvolgente, veramente tanto. Se posso aggiungere qualcosa sui regolamenti, comunque è verissimo che la gente si spaventa per una paginetta. Io ho trovato persone che mi chiedevano: ma questo regolamento è difficilissimo, me lo puoi spiegare? E il gioco era indovina chi, quindi non mi stupisco più di niente. Però io la trovo capisco. Anche un'attività molto proficua dal punto di vista didattico, il fatto di approcciarsi al regolamento, che sia anche il bambino ad approcciarsi al regolamento. Io ad esempio con uno dei miei figli quest'estate gli ho dato Minecraft, il gioco di Minecraft, il regolamento, ho detto tu come compito delle vacanze ti studi il regolamento e ce lo spieghi, che coinvolge un sacco di abilità e di competenze che a scuola dovrebbero saper utilizzare. Non è come studiarsi la paginetta di storia solo per fare bla 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 che lo devo ripetere, ma capire un regolamento, capire un testo e saperlo spiegare agli altri per far funzionare un meccanismo ci vuole una competenza, una comprensione del testo e un'esposizione verbale verso gli altri molto importante. Secondo me sarebbe davvero da fare a scuola come esercizio. Ti danno un gioco, ognuno si porta a casa un gioco e poi lo deve studiare e spiegare agli altri, perché davvero prende tutte le competenze scolastiche che puoi immaginare e desiderare da parte di qualsiasi professore o maestro. Decisamente, decisamente. Dopo infatti mi viene a pensare tipo ad esempio che spesso la gente sceglie invece i grandi classici
anche perché pensa di non aver bisogno di leggere il regolamento. Dopo sappiamo che poi spesso viene giocato sbagliato. Monopoli, fatto storia in Monopoli, questo. Monopoli, uno. Però è un po' come cantare una vecchia canzone di cui tutti ci ricordiamo le parole. No, non è vero, guarda che quella frase la sbagli tutta, sbagliano tutti. Esatto, per cui insomma c'è anche un po' che questo meccanismo che si innesta, nel senso dell'andare sul quello che si pensa essere un terreno conosciuto. È verissimo. Bene. Allora, ci stiamo, il tempo è tirannissimo, io starei qua ore e ore e ore. No, dai, andiamo avanti, avete da fare. Beh, spegni Twitch, andiamo avanti noi, dai, noi quattro. Esatto. No, però mi piacerebbe dedicare appunto questi ultimi minuti a un pensiero, adesso vi interrogo, no, a un pensiero che volete lasciare per il periodo, per una specie di motto, di frase chiave per il periodo, che visto che adesso si parla ancora purtroppo di zone rosse, Natale separati, quant'altro, come il gioco può aiutare, potrà aiutare queste cose. Ah, guarda, poi abbiamo una bellissima Matte Scienze alle Medie, e li fa sempre giocare, ottimo, perfetto. Però dice che sceglie giochi che durano poco e raccoglie il maggior numero di alunni possibile e che abbiano poche regole da spiegare e imparare. Questo è per via del tempo tiranno, però nel nostro mondo non è infrequente passare una serata prima a leggere il regolamento e a fare qualche prova e poi rimandare la vera partita alla volta successiva, non è infrequente. Sarà che, vabbè, forza di mandare a letto presso la pargola, mio marito tocca, stasera abbiamo giusto il tempo di leggere il regolamento. Dici, ma come? Sono 3 pagine? Sì, però te lo studi, cioè te lo prendi come se fosse, non sai, quelle tisane che ti metti davanti al divano, ti prendi il libro, è la stessa cosa, con calma. Ecco, scusate la divagazione. Tornando al pensiero di Gabriele, parto io, che così poi lascio la parola agli altri. Sì, da un lato... A me dispiacerà veramente tanto non avere vicino tutta la mia famiglia quest'anno e penso che sia umano, però penso che sia forse anche giusto capire quando è il momento di fare un piccolo passo indietro, aspettare, avere l'attesa giusta. Analogamente il gioco da tavolo richiede un tempo più dilatato, un tempo meno frenetico rispetto a quelli a cui eravamo abituati prima del 2020. Però la soddisfazione, la speranza che lascia, secondo me, merita tutto. Spero che questa corsa agli acquisti che sto vedendo di questo periodo di Natale lasci la passione per approfondire in questo settore anche poi nei giorni più corti, con le notti più lunghe che arriveranno a gennaio e febbraio, e che non si perda il valore dello stare insieme che adesso percepiamo veramente in modo forte, perché ci manca. Quando lo ritroveremo, cerchiamo di mantenerlo. Questo è solo il mio augurio più sentito. Grazie. Il mio augurio invece è quello di giocare di più con i vostri figli, perché è un tempo di qualità ben speso, come abbiamo già detto, e vorrei sottolineare anche l'aspetto non solo aggregativo familiare in questo caso, ma anche l'aspetto creativo del gioco, perché il gioco, a differenza del videogame che è così e non lo puoi cambiare, il gioco invece ti permette, essendo anche un prodotto quasi artigianale, di modificare delle regole, di modificare delle componentistiche, e al bambino questo è manna, perché dal di lì potrebbe davvero nascere un nuovo game designer, perché il gioco ti permette di sperimentare, non solo di utilizzarlo così com'è nella scatola, ma anche di poter cambiare, di provare delle nuove varianti e da variante in variante poi nasce un gioco nuovo. È come un set Lego che ti dà che cosa devi costruire, ma poi una volta che l'hai smontato ci puoi costruire quello che ti pare. Quindi la creatività è un punto davvero da tenere presente nel gioco da tavolo. Ok, mi hanno fregato perché hanno già detto tutto loro. Quindi niente, il mio invito è di utilizzare questo tempo che siamo obbligati a prenderci come una risorsa per imparare a giocare con i nostri figli, con i nostri ragazzi, e quello che dico a tutti quanti è: se imparate a giocare con loro vedrete che vi stupiranno. A me è successo, mi hanno davvero stupito. Ottimo, grazie. Va bene, vi ringrazio perché sono stati tre pensieri stupendi.
E adesso vi saluto, per, grazie per il vostro tempo. Io poi concludo super qua. Vedi, guarda, stanno già cercando di incastrarvi un'altra volta. Comunque vi saluto, vi ringrazio, io grazie ancora per tutto quello che ci avete portato oggi, che veramente sono contento, infatti mi batto una pacca sulla strada solo per essere contento di avervi avuto qua. E, esatto, un abbraccio virtuale che va benissimo. E grazie ancora, adesso io poi saluto il mio pubblico, il nostro pubblico, e poi vi saluto ancora di nuovo in privato. Ok, grazie. Grazie, grazie a voi, davvero, grazie a tutti. Ciao a tutti, arrivederci. Ciao. Allora, io vi saluto rapidamente anch'io, solo per ricordarvi un po' quello che oggi ci aspetta. Perché col fatto che noi ci siamo spostati dal martedì al mercoledì, oggi è una giornata pienissima qui su Twitch di Fustella Rotante, perché alle 17.30 ci sarà Defustellati, il nostro programma nel quale potete intervenire in diretta e parlare di quello che volete. L'argomento, tanto che si aggancia un po' con quello che ci diceva Gabriele, sarà appunto quando ero piccolo facevo il game designer, per cui potete collegarvi e parlare in diretta con Stefano e raccontare i giochi che aprivate, modificavate, sistemavate, disegnavate quando eravate piccoli. E poi alle 21, dietro la scatola, ancora Stefano avrà come ospiti Christian Giove e il web comic designer Tartarotti, col quale ritroveremo un po', come classico indietro la scatola, la voglia di ritrovarci, chiacchiereremo del loro lavoro, di quello che fanno e tutto quanto. Io vi saluto e vi ringrazio, è stata una puntata per me veramente eccezionale, e ci vediamo la settimana prossima, ritorniamo al martedì e ritornano gli editori e avremo con noi Asmodee, che ci racconta un po' i suoi giochi del periodo. Ciao!